Roberto Abruzzone si occupa questa volta non di criminalità, ma di disturbi della personalità nel tempo del coronavirus. In che cosa consiste il tema che affronterà oggi? Ma io ho fatto un testo dedicato un po' a definire questo nuovo nemico da abbattere, che è il coronavirus, l'effetto che poi chiaramente ha esercitato su molte persone, concentrandomi sui 10 profili, diciamo, di interesse psichiatrico dal punto di vista dei disturbi della personalità, per descriverne il funzionamento dal punto di vista comportamentale, ma soprattutto per valutare quello che può essere l'impatto di una condizione come quella che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo per ampi aspetti, su chi ha già, diciamo, delle problematiche di funzionamento di tipo relazionale, lavorativo, sociale e quant'altro. Concentrandomi, ripeto, sui 10 profili di personalità documentati dal DSM-5, che è il manuale clinico per psichiatri e psicologi più utilizzato a livello internazionale, e quindi concentrandomi sui 10 disturbi della personalità in esso contenuti, ma traducendo questo tipo di informazione anche in maniera tale da renderla fruibile per chi non ha un background di tipo tecnico, non è psicologo, non è psichiatra, che magari mastica con una certa difficoltà certi temi. Ho voluto proprio spiegare questo aspetto e raccontare che tipo di evoluzione possono avere coloro che rientrano nelle categorie che io ho esaminato nel testo. Che tipo di evoluzione possono... Dipende dal tipo di disturbo della personalità. Il narcisista può avere un certo tipo di evoluzioni sottovalutando, ad esempio, la gravità della situazione, pensando che tanto lui o lei non si ammalerà perché ha questa visione di sé come essere speciale, unico e di conseguenza dotato anche di poteri straordinari, o comunque si convince di essere in grado di far movimentare per lui i migliori specialisti, quindi tende a sottovalutare il rischio e tende a mettere in campo condotte assolutamente disfunzionali. Il paranoide si convince che in realtà il virus non esiste, ma sia una grande macchinazione del governo, di Bill Gates o di chi per lui, per cercare comunque sia di controllare le menti delle persone, quindi anche lì potrà mettere in campo tutta una serie di comportamenti altamente disfunzionali. Paradossalmente lo schizoide, che è un soggetto che normalmente vive in maniera molto ritirata la propria vita, perché ha scarsissime relazioni sociali e purtroppo anche scarsissime competenze sociali, in questa epoca storica in cui tutti erano chiusi in casa, si sente meno anomalo rispetto alla sua condizione abituale, perché anche gli altri in qualche modo stanno facendo la vita che è abituato a fare lui. Quindi, ripeto, dipende molto da quella che è l'organizzazione psicologica e dal funzionamento psicologico in base al tipo di disturbo della personalità.